cosa cambia ora da commissario a segretario elettorale? Il segretario si riparte, oggi è un giorno di ripartenza, un giorno di festa dopo una pandemia, dopo una sconfitta elettorale e dopo anni di commissariamento ripartiamo. Non è un caso che oggi giuri il nuovo governo, che è un buon governo, un governo molto lombardo, molto piemontese e molto veneto. Senza dubbio sapremo fare bene le risposte ai cittadini, dato che c'è gran bisogno di serietà e appunto di risposte alle tante esigenze che stanno avanzando in questo periodo di crisi e di incertezza. A Varese hanno molta voglia di Nord. Sì, c'è molta voglia di Nord e molta voglia di Lega. La Lega infatti è aperta a chiunque voglia partecipare e devo dire che le nostre adesioni ultimamente lo confermano. C'è tanta voglia di tutelare il territorio con una sinistra che ci ha considerato per troppo tempo una colonia, una lontana colonia da trascurare, mentre invece dobbiamo lavorare nella direzione innanzitutto dell'autonomia, che non è una secessione dei ricchi quanto una forma meritocratica che fa crescere tutti i territori, primo tra tutti appunto il Varesotto, la Lombardia. Sarà una lega di correnti, quella di Varese con lei segretario, o una lega di compattezza? Una lega unita ma plurale. Non ci sono mai state le correnti in lega, ci sono state delle simpatie come in tutte le comunità umane. Senza dubbio sapremo tenere unita la barca, l'abbiamo visto oggi, è stato un congresso democratico, pulito, tranquillo e che ha confermato me come segretario, però devo dire che sono molto contento di questa giornata, un giorno veramente di festa, molto positivo, non solo per la Lega ma anche per Varese. Senta, ora al lavoro anche per le prossime regionali. Esatto, 150 giorni ci separano dalle prossime regionali. I gazebo sono ancora fuori dalle politiche che sono andate comunque bene e che hanno insediato appunto oggi un governo. Devo dire che sì, il nostro obiettivo sono le regionali. Dobbiamo spiegare le cose buone che ha fatto Regione Lombardia in questi anni, che sono tante, tantissime, e facciamo fatica a comunicarle, ma dobbiamo soprattutto farli innamorare del nostro sogno autonomista, che sarebbe la soluzione a tanti dei problemi di Varese, ma non solo. Grazie. Prego.